Oggi, dopo 5 anni, il bicchiere è sicuramente più pieno che vuole. Tuttavia, credo che noi tocchi anche per presentarle quel che serve ancora per riempirlo quel bicchiere. Se siamo stati un esempio da seguire, molto dipenderà dai prossimi mesi e da alcune scelte che dovremo prendere, ma tanto dipenderà anche da quanto sapremo difendere ciò che si è fatto e chi lo ha fatto. I protagonisti di questa ricostruzione, così come le altre ricostruzioni, amministratori, tecnici, funzionari, quelli che davvero fecero e fanno la differenza, non possono essere affidati solo al tempo o ai tempi della giustizia o dell'intervento. Penso ad esempio ad alcune persone che ho avuto modo di conoscere e di apprezzare, dall'ingegner Dolci, a Fernando Ferrioli, sindaco di Finalmiglia, al tempo del sisma che oggi paga forse più di tutti la sua generosità. Penso alla sovrintendente Carla Di Francesco. Ma penso anche ad Alfiero Moretti, che dopo 4 anni spesi in Emilia adesso sta lavorando sul terremoto che c'è in Italia. A tutti loro va il mio abbraccio, ma credo anche a quello di tutti coloro che hanno avuto modo di lavorare insieme a loro. Sia ben chiaro che non penso a nessun salvacondotto e a nessun sconto, ma molti di noi si sono trovati o si trovano alle prese con una giustizia che non sa leggere con gli occhiali giusti quei mesi. I sindaci sono stati il motore di questa ricostruzione. Non lasciamoli soli. Soprattutto non lasciamo soli i comuni, che cominciano ad essere affaticati da questi 5 anni. Nella certezza che il suo governo possa lavorare fino alla scadenza elettorale del mandato elettorale, ma con l'altrettanto necessità di avere un orizzonte stabile da parte degli enti locali, le pongo loro velocemente alcune questioni che devono ancora trovare una soluzione definitiva. E senza dimenticare che altre emergenze ancora più significative della nostra si vedono tutti impegnati in uno sforzo economico e di solidarietà molto importante. La prima questione è la misura tombale sul pagamento dei mutui sospesi dei comuni verso la Cassa Depositi e Prestiti. Superiamo la misura delle sospensioni, restringiamo il cantiere e costruiamo dei percorsi per ogni comune al fine di non scongiurare rischi di dissesto. La seconda questione è solo apparentemente tecnica e riguarda la possibilità di iscrivere gli avanzi dell'amministrazione destinati alla ricostruzione nel fondo pluriennale vincolato anche in assenza di una BAP già giudicata. La terza è una grande opportunità che non andrebbe sprecata ed è quella di consentire ai comuni terremotati, nei limiti della spesa e dei vincoli di legge, di poter stabilizzare i lavoratori interinali che in questi 5 anni si sono formati e hanno dato una prova di grande professionalità. Sarebbe come per una squadra di calcio allevare il settore giovanile e poi non utilizzarla per la prima squadra. Quarta ed ultima sono le risorse economiche che mancano ancora per completare le opere pubbliche, ma su queste credo ci sia poco di tempo e soprattutto vengono dopo i primi 3 punti. Credo che se nei prossimi mesi saremo in grado di affrontare e risolvere queste questioni, anche per quello che mi riguarda il mio impegno a Roma, cui Stefano ha una grande responsabilità, il Presidente Bonaccini per la grande responsabilità, io mi sentirei davvero di averlo onorato fino in fondo. Grazie ancora Presidente per essere qua e grazie a tutti voi di essere intervenuti.